Goro Teshibahara, un manovale di 54 anni, è stato ricoverato al policlinico Saiseikai di Fukuoka in seguito ad un'aggressione d'arma da taglio. Ciò che racconterà alla polizia riaccenderà nei cuori dei giapponesi un'antica paura, rievocando nelle loro menti una vecchia leggenda urbana che fu in grado di generare isteria di massa. Sembra infatti che il signor Teshibahara fosse stato aggredito con un paio di forbici mentre era per strada di ritorno dal turno di notte. E ad aggredirlo è stata una donna in impermeabile, con una mascherina in volto insanguinata, la quale, prima di aggredirlo, gli ha domandato: «Mi trovi carina?» Bentornati nella loggia nera. Prego, mettetevi comodi e prendete una bella tazza di caffè nero. La Kuchisake Onna è una figura tradizionale del folklore giapponese comparsa sia in un racconto che in una leggenda urbana. E sebbene si parli di leggende urbane, come esattamente è stato per l'inferno di Tomino, ovvero la poesia che uccide, link in descrizione, pure qua c'è un piccolissimo fondo di verità. E le radici di questa storia, culminate con l'aggressione del signor Teshibahara, hanno radici molto antiche. E tali radici parrebbe che risiedano nel periodo Heian, dove la nostra protagonista, a quanto pare abbia vissuto per davvero. La protagonista di questa storia è una donna la cui identità è avvolta nel mistero. Di lei ci è stato tramandato solo il fatto di essere una donna molto bella, talmente bella che gli occhi di tutti gli uomini del villaggio di dove viveva erano tutti rivolti verso di lei. Alla fine la spuntò un samurai molto importante per l'epoca, tanto importante quanto geloso. La giovane donna, sebbene ormai ammogliata, pareva non aver perso la malizia di sentirsi tutti gli uomini ai suoi piedi, ed iniziò così a civettare con chiunque. Il marito, d'altro canto, diventava esponenzialmente sempre più geloso, ed in cuor suo sapeva che prima o poi la sua sposa lo avrebbe tradito. E così fu. Colta in flagrante, la giovane donna tentò invano di placare lo spirito di vendetta del marito, il quale, con un colpo secco di katana, uccise l'amante e sfregiò irrimediabilmente la moglie, aprendole la bocca da orecchio a orecchio con un singolo colpo della sua affilata katana. Le urla disperate della ragazza echeggiavano per le stanze della casa, quasi soffocate dai rantolii di sangue che fuoriuscivano a litri dalla sua bocca, mentre il samurai se la rideva, osservando la sua sposa, urlandole vittorioso: «Adesso dimmi, chi ti troverà carina?» Non ebbe mai risposta. La giovane donna morì di lì a poco a causa della sua ferita. Ed il samurai, rinsavito e realizzato che cosa aveva fatto, cadde in preda ai rimorsi e si tolse la vita. Da allora non si parlerà più di una giovane ragazza, ma di Kuchisake Onna, ovvero la donna dalla bocca spaccata. Nello stesso momento in cui lei spirò, il suo spirito divenne un onryo, ovvero un fantasma giapponese in grado di ritornare nel mondo dei vivi per cercare vendetta. Si copre la bocca con una maschera di stoffa, o in alcune iterazioni, con un ventaglio o con un fazzoletto. Porta sempre con sé anche uno strumento affilato, che è stato descritto come un coltello, un macete, una falce o un grosso paio di forbici. Kuchisake Onna si avvicina di soppiatto alle sue vittime nell'oscurità e chiede loro se pensano che sia bella. Watashikirei? Se la vittima risponde di sì, si toglie la maschera,
e rivela una bocca grottesca, rossa e sanguinolenta. Poi chiede con voce macabra se pensano ancora che lei sia bella. Curidimo. Se la sua vittima risponde di no o urla terrorizzata, lo colpisce da un orecchio all'altro imitando la propria mutilazione. Se lui mente e risponde di sì una seconda volta, lei si allontana, solo per seguire il suo obiettivo a casa e massacrarlo brutalmente quella notte nel suo letto. Ma come è stato per il signor Teshibahara, esistono anche dei modi per sfuggire alle grinfie della Kuchisake-on. Uno di questi sembrerebbe rispondere in maniera molto vaga alla sua domanda, di modo da mandarla in totale confusione e permettervi così di fuggire. Un altro di questi metodi sembrerebbe risponderle dicendole «Scusa, ma non posso». Questo perché in Giappone un comportamento di scuse e riverenza è alla base di una società civile. E questo comportamento è talmente reverenziale che perfino uno spirito maligno come quello della Kuchisake-on non può sottrarsi. Questa leggenda, tuttavia, ha una vera e propria esplosione mediatica intorno al 54esimo anno del periodo Showa, più precisamente nel 1979, quando alcuni avvistamenti di questo demonio pareva si verificassero in ogni anfratto del Giappone. In quella calda estate del 79 si verificò un vero e proprio caso di isteria di massa. Testimonianze da ogni dove dichiaravano che svariati bambini e studenti universitari si ritrovavano a contatto diretto con una donna dal volto coperto che chiedeva loro se la considerassero carina. Pensate che alcuni report di omicidi risolti vennero addirittura attribuiti agli avvistamenti della Kuchisake-on. Il Giappone aveva paura che la maledizione di uno spirito malevolo si fosse abbattuta come un virus su di loro. Ed essendo di per sé una nazione molto superstiziosa, molti avevano paura persino a farne il nome. Bambini, studenti universitari, operai, chiunque aveva paura di uscire di casa o di trovarsi da solo in un vicolo per timore di vedersi avvicinare da una ragazza dal volto coperto. E pensate che in Giappone l'uso di una mascherina per coprire il volto è molto comune e abituale, già da prima dei tragici eventi mondiali che ci hanno visti protagonisti negli ultimi anni. Però, come tutto improvvisamente è nato, altrettanto improvvisamente è finito. Si dice che una divisione speciale della polizia giapponese avesse identificato quella che si diceva essere la Kuchisake-on, o presunta tale. Questa, sentendosi minacciata, sarebbe data alla fuga e dopo un breve inseguimento fu investita da un'auto che la uccise sul colpo. Quando le levarono la mascherina, la polizia poté constatare con orrore che il volto della donna era ricoperto dalle stesse ferite riportate nella leggenda. Non si sa se quest'ultimo fatto sia stato innescato ad hoc dalla polizia in collaborazione con la stampa per poter cercare di ristabilire un ordine di massa. Fatto sta che a seguito della notizia, il Giappone era tornato alle placide vite di tutti i giorni. Tutto era finito in una bolla di sapone. Questa leggenda metropolitana, oppure chissà, storia vera, è ormai presente radicata bene bene in fondo nella cultura di massa e nell'intrattenimento a 360 gradi, ispirandone ogni qualsivoglia sua forma. Videogiochi, telefilm, grandi produzioni cinematografiche, cartoni animati. Tutto il mondo improvvisamente ha scoperto dell'esistenza di questo terrificante spirito giapponese ed ha provato a farlo proprio in qualche modo, dimostrando che a volte il potere di una semplice passaparola, anche se oltreoceano, è più potente di un canale mediatico di diffusione di massa. A oggi, diverse culture hanno la propria Kuchisake-on, ed il mondo tutto a un tratto sembrerebbe essere un posto meno sicuro. Per quanto riguarda il signor Teshibahara, la polizia batté al setaccio la città e gli ospedali della stessa,
cercando di identificare l'aggressore, la cui identità, tuttora, rimane avvolta nel mistero. E per questo episodio è tutto. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati qua con me nel giorno più spaventoso dell'anno, invitarvi a lasciare un like, a condividere il video e, perché no, scrivere anche un commento ed iscrivervi al canale se tutto questo vi è piaciuto, e ringraziare soprattutto il mio amico e collega, l'uomo di mezzanotte, il cui eccezionale lavoro mi è stato di grande aiuto per la realizzazione di questo episodio. Mi raccomando, siate pronti a visitare il suo blog, il cui link ve lo lascio in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Dall'amministratore è tutto e buon Halloween!